Un viaggio in Transiberiana è veramente un'esperienza magica e affascinante. 8.000-9.000 chilometri su rotaia che vi porteranno dalla Mosca, dall'europea Mosca, fino in Oriente. Ed è veramente un'esperienza magica. Sostanzialmente le variabili che voi potete considerare sono due. La prima variabile è legata al tipo di percorso che scegliete. Potete scegliere quindi se partire da Mosca ed arrivare fino a Vladivostok, quindi rimanendo sostanzialmente sul territorio russo, oppure potete scegliere se partire da Mosca ed arrivare fino a Pechino in Cina, passando per la Mongolia e quindi da Ulaanbaatar. Tenete presente che in questo caso avrete bisogno non solo del visto russo, ma anche del visto per la Mongolia e del visto per la Cina. L'altra variabile da considerare è legata alla classe nella quale voi scegliete di viaggiare. Potete scegliere tra prima, seconda e terza classe. La prima classe sarà una sistemazione privata, quindi avrete anche addirittura lettore DVD e due schermopiatto nel vostro compartimento. Oppure seconda classe, la cosiddetta cupa, che sarà uno scompartimento con quattro cuccette. Oppure la terza classe, che vi darà un'esperienza forse più autentica della Transiberiana, che si chiama Platznarty, e sarete in un vagone sostanzialmente con altre 50 persone, 50 letti, e sarete insieme ai russi che effettivamente utilizzano questa la Transiberiana per spostarsi da una città all'altra, soprattutto in periodo di vacanza. Il mio suggerimento è comunque quello di affidarvi ad un esperto per la gestione e l'organizzazione di questo viaggio, anzitutto per barriere di carattere linguistico. Nessuno negli uffici di ogni stazione e anche la capovagone, la provonezza, nessuno parlerà inglese, per cui sarà difficile comunicare con loro anche in caso di eventuali problemi. Secondariamente, tenete in considerazione che tutti gli orari riportati sia sul sito delle ferrovie russe sia negli orari riportati nelle varie stazioni non saranno secondo l'orario della città che si sta considerando, ma saranno tutte secondo il fuso orario di Mosca. Quindi se vi trovate a Vladivostok e vedete un orario nella stazione, sarà secondo il fuso orario di Mosca. Quindi dovete sempre considerarlo e fare questa trasformazione mentale. Inoltre le fermate molte volte saranno riportate in cirillico, non in caratteri latini. Quindi sono difficoltà di carattere logistico che possono darvi delle problematiche che ovviamente con una certa assistenza in loco riuscirete a bypassare. Queste sono caratteristiche molto generali della Transiberiana. Per ogni informazione contattami.